Bentornato, signore. Grazie, grazie. Novità? Nenni, il contine a scuola, il conte nonno è nel suo studio e il conte padre sulla sua torpediniera, località ignota. E mia madre? Ah, la signora contessa ieri sera finalmente ha vinto a bridge. Ah! E stamane non ha fatto che spiare il suo arrivo dalla finestra, la sta attendendo con molta impazienza. Vieni, Saro, andiamo! Prego, signore, il pacchetto. Grazie. Virginia. Tesoro. Mi sconvolgi, Virginia. Mi turbi nel più profondo dell'essere. Tommaso, amore. Ma, dico, mi volchi le spalle? Per non guardarti con quella vestaglia azzurra, Virginia. È vero che è bella? È un orrore! Ma che cosa dici? Sì, è un orrore! È di pessimo gusto, addirittura pacchiana. Tommaso! Toglietela subito. No! Ho detto di togliertela! Non piangere, non piangere! Altrimenti l'autista, la cuoca e quel deficiente di Pasquale possono pensare che stiamo litigando. E perché? Cosa stiamo facendo? Zitta, zitta! Si discute accademicamente sul buon gusto! No, stiamo litigando, stiamo litigando! Zitta, vuoi darmi perdono il rispetto dei miei dipendenti, che sicuramente stanno... Torna da mia madre. Torno. La valigia è sempre pronta, mia cara. Eccola. Addio. Addio. Per sempre. Forever. Chi è? È inglese, sciocchina. Sei un vigliacco, ecco cosa sei. Lo sai che non posso tornare da mia madre perché sono un'orfanella, no? Certo che lo so, non potevo mica correre il rischio di avere una suocera. Allora, resti? Sì, resto. E con la vestaglia? No, no, zitta, zitta. E ci vado anche a letto con la vestaglia. Zitta. Mi porta a sé di quello che dici tu. Zitta, Virginia, per favore. E leva la valigia, per favore, che mi dà fastidio sui piedi che non posso sopportarlo. Zitta. Oh. Hai fatto bene a togliertela la vestaglia, perché qui comando io. E poi mi hai seccato. Sono un uomo di gusto io. L'esercitazione è finita. Venite qui. Leggete il messaggio ricevuto. Da nave ammiraglia a tutte le unità dipendenti. Da ore 024 si è osservato il silenzio radio. Adesso voltate pagina. Voltate pagina, ho detto. E leggete. Leggete! Messaggio speciale. Oggi pranzo segreto in cambusa, io e te soli. Continuate. Rigatoni con la pagliata. Fascioli con le gotiche. Che dolce preferisci? Zuppa inglese, tu? Castagnaccio. Castagnaccio anche per me. Ma cosa mi fate dire? Quanto voi, Nostromo, state abusando della fiducia che vi ho concesso. Dovevo lasciarvi a fare l'ordinanza. Abbandono il ponte. Lo potessi mangiare dopo, eh? Dopo che? Dopo che mi hai aiutato a preparare le colazioni. A digiuno? Eh? E io dovrei aiutarti a digiuno. Non ce la faccio neanche a masticare. Intanto mastichi. Prego. Io non mastico. Spizzico. Soltanto per riacquistare le forze. Sì. Parliamoci chiaro. In questo castello lavoro solo io. Fai questo, fai quello, Virginia qua, Virginia là, Virginia su, Virginia giù. Faccio tutto io, tutto sulle mie spalle. Ho un castello io sulle spalle. E vengo una cucina intera. E poi non tengo nessun marito che fa il maggiordomo. Anche perché questo maggiordomo non vi avrebbe voluto. Sì, signor Tommaso, come dite voi? Oh, contessa, ben alzata. La solita tazza di Nescafè per la signora contessa, subito. Sì, subito. Sì, subito, subito. Subito, muoviti, no? Cosa fai l'impalata? Avrei un quesito da sottoporti. Tommaso, sentimi bene.
Io ero ovest, sud gioca il fante. Io non lo copro con il suo re. Ai, 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 ai. Sud successivamente gioca una cartina. E vince la presa con la donna del morto. Già. E già, però io a questo punto dovrei vedere il morto. Sarà meglio ricostruire la manche, signora contessa. Sì, 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 sì. Rolando porta il tappeto verde. Voi, Rosa, farete il morto. Anzi, la morta. Io la morta non la faccio. Ma su, Rosa. No, prego, sì, prego. Il morto lo farai benissimo. Ma come si fa sta morta? Virginia, vieni anche tu. Prego. Grazie assai. Innescafè alla signora contessa. Grazie. Signora contessa. Rolando, presto col tappeto verde, via questa fruttiera. Mamma mia, che paura. E voi fate bene la morta. Mi metto paura. Siate naturale. Sì. Segna questi due punti. Subito, signore. Ne aveva 10, più 2, 12. E tu quanti ne hai? 16, signore. Sedici. Sì, vabbè. E... bel colpo. E 8-24. Col suo permesso vorrei ritirare la vincita. Naturalmente. Però devi ammettere che hai avuto una fortuna sfacciata. Bravo, Tommaso. Tommasino? Tommasino! Quante volte ti ho detto di non chiamarmi Tommasino? Ma sei o non sei mio marito? In servizio sono il signor Tommaso. Va bene, signor Tommaso. Cosa c'è? C'è di là il nostro uomo spampinato. E me lo dici così, lo sai che l'ammiraglio lo sta aspettando. Vai, 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 via, via, via. Ciao, amore.